saltato secco Bjarnason. Ciofani sponda su Gaetano, che vorrebbe aprire di nuovo su Baez, lo fa quando però il Brescia si è già piazzato. Creato per Gaetano, preso però un po' di infilata, deve ritrovare ritmo. Gaetano non ha più pericolosità, attaccato anche alle spalle, protegge il pallone finché può. È ancora in possesso Gaetano, tacco per... Gaetano, ricomincia. Coda che si spiega anche con i problemi che ha avuto Zortea, anche a Ramo, ci sono state diverse perdite di tempo. Palla dentro, lavorata bene per Gaetano, al limite arriva Fiordilino, poi Valeri, ancora Gaetano in area, la scarica per Baez, Pomini! Risponde presto. Uno spunto da parte di Valsania, che qui chiama il pallone. Zortea sceglie invece Gaetano, resiste alla carica e a due addosso, il secondo lo ferma, ovvero Marzura. Protegge, scarica sul traversone di Cassandro, respinto, poi Valeri non trova, vabole Gaetano, è la prima scelta di Baez. Gaetano, rallentato da Ogunseye, Castagnetti. C'è anche per la Cremonese che punta ancora su Strizzolo lì davanti. Prova subito a farsi vedere nello stretto Gaetano. Comodamente la Cremonese chiude, riparte Carnesecchi. Che deve allontanare. Esposito prova a mettere il fisico contro Gaetano, duello fra giovanissimi. Altra rimessa. Cambio nel Pescara dopo lo svantaggio per cercare di ritornare subito dentro questa partita e di la posizione a chiudere. Poi però si addormenta Gaetano, scivolato su Jarocinski. Balsania, Gaetano numero, ancora Gaetano, poi travolto. Un po' perso la pazienza qui Fernandez. In conduzione del pallone, scarica ancora per Valzania. Da questa parte c'è un po' di spazio per andare ancora una volta da Pinato, che si accentra. Vuole andare in porta, ci ripensa, dentro ancora a cercare Ciofani, non c'è il trianza. Va a agganciare spalla e Cittadella. Al terzo posto Cittadella prova, sempre detto, a due partite in meno. E soprattutto questa partita non è finita perché la Cremo c'è. Ciofani, murato da Stulac, che poi riesce a deviare anche la seconda conclusione, cross da parte, scarico largo per il cross che parte troppo profondo per la mantina, lo insegue Assi. Gaetano trovare il pallone con la testa, cerca la verticalizzazione per Ceravolo, c'è Romagnoli che Rosini prima di lui, Cleo Gaetano si mette di mezzo e si prende anche il calcio di punizione. Retarolli, e ancora decisa la Cremonese con Gaetano, davvero scatenato anche Ghisolfi per Gaetano in posizione di trequartista tra le linee, resiste al primo contatto, non al secondo. Punizione già battuta da Gaetano, perde in casa del Cagliari il 28 di ottobre l'appuntamento. Gaetano, attenzione, vediamo se c'è soddisfazione anche per lui, e subisce il fallo che costa l'ammunizione al numero di... Pensa al cross di prima, effettua il cross di prima, Diuric la fa passare, palla che rimane lì in mezzo al campo, c'è Capezzi e poi però c'è soprattutto Gaetano che recupera e poi va subito profondo per Selar e poi Lopez ancora a lungo. Terranova, Gaetano la controlla, finisce giù, si fa tamponare, calcio di punizione.
molto bene il pallone, si è fatta trovare pronta però la Cremonese che si distende con Gaetano in verticale per Ceravolo, posizione regolare di Fabio Ceravolo che ingaggia il duello con l'altro 11, ovvero Giappone. Molto servito Mancoso in questi casi, sì. Anche nelle rotazioni invece Mancoso è qui sotto la nostra postazione in tribuna, quindi tocca a Luca Paganini, arrivato dal Frosinone, era in scadenza anche in vista di Cosenza della gara di domenica prossima. Giù Gaetano, fallo di Taxidis, calcio di punizione in favore della Cremonese. Questo è tutto Mancino, scappa anche sulle destro, traversone ribattuto da Carnesecchi che però non blocca palla a terra. Bisoli sul punto di uscita, accorcia su di lui Gaetano, rimessa laterale per il Brescia. Cambio di gioco a cercare Dickman, letto da Valeri, Dickman però raccoglie il pallone. Bravissimo Gaetano a Pinato che era partito titolare invece nell'ultima gara contro il Pescara, di fatto era l'unico ballottaggio quasi della Cremonese che riconquista ancora proprio con Gaetano l'apertura per Zeller che l'inserimento, il taglio di Ciciretti, si fa sorprendere la Cremonese. Mogoscia allora prova ad alimentare dall'altra parte, cross murato però da Gaetano, sarà calcio d'angolo. Classe 2001, 9 gennaio 2001, Antonio Marin. Qui sbaglia Frattesi, riconsegna palla ancora alla Cremo con Gaetano che non si fida, andrà a calciare col piede non suo. Orasini non trova centralmente né Saric né Cangiano, può ripartire Fiordaliso, passa su Booker, il direttore di gara, tutti dentro, va Paolucci, colpo di testa liberale di Gaetano, Pavic piazza al sinistro sul fondo. Ancora 3:20 da giocare, Crimi non riesce a alzare il pallone, salta Gaetano, Valeri, ancora energia. In incontro Mazzocchi, ancora Rossi, cercato il filtrante verso Zamparo, buona chiusura della Cremonese, Castagnetti va subito in verticale da Selar, palla leggera. Lungo questo pallone a cercare Ciofani che la prende, sì ma sul rimpallo non è favorito, sbaglia poi l'uscita Andre Anderson, pallone ancora buono per Valeri. Il cross, l'impressione di poter passare vantaggio, questo era sicuramente Lecce, però una parata di Gabriel su Ceravolo e poi il gol di Gianluca Gaetano. Bordo campo, reazioni Claudio. Gianluca Gaetano che nel cross sul secondo palo, il lavoro di sponda per Cangiano, Gaetano allontana trovando buon aiuto, buono controllo con il TAR. De Luca, corre Pavic, lo vede De Luca, tra le linee la chiama Cremi, arriva ancora a dare una mano Gaetano che si sta sacrificando in una posizione. Ogni tipo di sorpresa. Steso Gaetano, si prende il primo cartellino giallo. Colpo di testa di Frare, lotta a rimbalzo e ancora una volta reattiva, più reattiva la squadra di Pecchia che guadagna anche calcio di punizione. Gaetano, può ripartire Fiordaliso, passa su Booker che lo stende, si accorge che non c'era nessuno in mezzo, Gaetano, perdone, non Fiordaliso. Cleura, Gaetano si mette di mezzo e si prende anche il calcio di punizione. Zamparo per Radrezza, buono l'anticipo di Ravanelli, poi Gaetano va via a Rossi e spende il fallo e calcio di punizione. Impegna ancora Gianluca Gaetano che tiene benissimo questo pallone, si fa fare fallo da Falco. Che giocatore Gianluca Gaetano, è un giocatore che c'ha anche forza nelle gambe, no?